Dopo lo sciopero di ieri i sindacati suonano l'allarme per la ex ferrovia centrale Umbra: o si investe oppure si chiude. Martedì ci sarà vertice tecnico in regione. Buonasera dal telegiornale dell'Umbria. Inevitabile la chiusura se non si fanno miglioramenti subito. I sindacati fanno una fosca previsione sul futuro della ex FCU. Intanto martedì ci sarà un vertice tecnico per definire il calendario, il programma degli interventi sulla linea. Minolo Russo. Sul futuro dell'ex FCU registriamo un silenzio assordante. Nessun progetto, nessuna prospettiva. E il commento amaro dei sindacati dei trasporti il giorno dopo lo sciopero di 4 ore. Sciopero che ha coinvolto i lavoratori di Umbria Mobilità, il gestore della linea ferroviaria, e che ha riportato all'attenzione il problema annoso della manutenzione e della messa in sicurezza dei 157 chilometri di strada ferrata che attraversano l'Umbria da San Sepolcro a Umbertide. È un problema serio, ripetono i responsabili della FILT CGL, sottolineando come la chiusura dell'intera linea sarà inevitabile in assenza di quegli interventi già definiti, ma che sono ancora tutti sulla carta. Come sulla carta sono i 51 milioni di euro messi a disposizione da RFI nell'accordo preliminare con la Regione per acquistare infrastrutture, gestire la rete e assorbire il personale. Quello che ancora non è chiaro sono i tempi. Resta aperto il problema della messa in sicurezza della galleria di Ponte Valleceppi, così come l'allineamento dei binari sul tracciato Todi-Massa-Martana, dove la velocità non può superare i 30 km orari, senza contare inoltre i disagi crescenti per i viaggiatori. Si sta lavorando perché RFI realizzi questo intervento importante da un vertice di Città di Castello. Mi risulta che i tecnici dell'azienda e il direttore dell'esercizio stia lavorando per la realizzazione dei lavori sulla galleria Baldeschi. Ho convocato una riunione che terrò con l'amministratore unico e con i responsabili tecnici appunto dell'azienda martedì mattina.